simile. Insieme al tempista ci siamo organizzati. Ah, posso dire? Tutti quello che Eccoci. Andrea? Allora, Sara. Chiedo scusa, sono Sara. E H. Claudia Cardinale a Foggia per la prima di questo nuovo film che lei sarà, di cui lei sarà protagonista. È un onore per la Puglia, anche per la Basilicata, perché toccherà anche la nostra terra. E lei è una figura elevatissima nel mondo del cinema, nel panorama internazionale. Aver scelto un copione così, cosa l'ha scritto? No, mi è piaciuto moltissimo la scrittura di questo. L'ultima fermata, anche perché come ho già detto mio papà lavorava proprio nelle ferrovie. Poi vabbè, io amo molto anche aiutare i giovani registi, sono arrivata, non so, 133 film ho fatto e a me piace molto la regista. Abbiamo visto a Venezia con il film di Manuel de Oliveira, 104 anni. Lui non è il primo film. Ignora. E adesso sì, scusate un attimo, sto facendo un'intervista, scusate. E insomma è alle primissime e quindi è per noi un onore e per lì insomma questa visione di dare una mano alla nuova cinematografia. Certo, certo, poi Manuel è incredibile, 104 anni, ha cominciato negli anni 30. Tutta la storia. Eh sì, ma incredibile. Lei che è l'immagine del Gattopardo per sempre sarà nel cuore di tutti. Averla qui a Foggia, averla qui e anche a stare in Basilicata per noi è un grande onore e quello che può spendere per questa terra. Eh beh, lo sa che due anni fa Martin Scorsese ha rifatto un'altra versione del Gattopardo che abbiamo presentato con Alain Delon al Festival di Cannes ed è stato molto emozionante. La mia emozione è tutta nostra. Grazie. Qual è stata la sua prima impressione di Foggia? Oddio, sto fumando, non riesco. No, non fa niente. La sua prima impressione di Foggia qual è stata? Beh, sono appena arrivata, oh, fatemi vedere. Venivo sono arrivata di notte. Ma comunque la zona la conosco. Sì, c'era già stata? Ma sì, sì. Ho girato più vicino con Pasquale Briganti. E... sì, sì, ci sono stati tanti anni fa. Beh, grazie. Prego. Grazie a sua. Ah. Sto mai con il mondo di